digivolt.it e con il codice malati avrai il 6% di sconto. Buongiorno a tutti amici di Noi Malati di Foot, oggi siamo con la play review di Smeltzer Tots. Questo giocatore ha 85 di overall e devo dire che è un ottimo terzino, anche se preferisco ancora Alaba. L'ho usato in un 4-3-3, mi ha fatto un'ottima impressione nel suo ruolo di terzino sinistro e partiamo subito con il primo pro di oggi. Il primo pro che io vorrei andare subitissimo ad analizzare è la difesa. Ha 85 di difesa in carta, suddiviso con 84 in marcatura, 88 in contrasto e 89 di scivolata. Diciamo che lui, quando c'era bisogno di difendere, era sempre pronto e riusciva quasi sempre a togliere palla all'avversario. Un'altra cosa, un altro pro molto importante che secondo me ha contraddistinto questo giocatore è il passaggio. Ha 81 di passaggio in carta con 61 di visione, però ha 92 di cross, 85 di passaggio corto, 86 di effetto e 87 di passaggio lungo. Quindi devo dire che anche i suoi passaggi sono veramente ottimi. Un altro pro di oggi è la stamina, che ha 88 di stamina, e l'aggressione, che ha 86. Passiamo subito però al al suo contro. Il suo contro sono le due stelle skill, le due stelle piede debole e anche alla sua agilità, perché ha solamente 72 di agilità. Io sono abituato ad avere comunque terzini con 3 stelle skill o addirittura 4, e sono abituato a giocare proprio in generale con giocatori magari bassi però molto agili e molto veloci. Però a dire il vero, la velocità a me non mi è dispiaciuta, perché ha sì 84 in carta con 79 di accelerazione, però ha anche 87 di velocità massima. E quindi quando io partivo in contropiede, se riuscivo a fare giusto quei 4 metri senza che nessuno mi rubasse palla, con lui era come partire veramente con un trenino, perché lui sugli spazi lunghi era veramente molto molto veloce. Un altro pro di questo giocatore è il dribbling. Ha 80 in carta con 89 di reazione, 82 di controllo palla e 80 di dribbling puro. Quindi anche quando magari dovevo saltare 1-2 giocatori perché appunto volevo partire in contropiede o comunque volevo impostare il gioco, lui riusciva sempre a fare il suo dovere. Diciamo che questo giocatore è veramente ottimo, se non per il suo prezzo, perché io l'ho comprato a 70.000 crediti e se dovesse scendere io lo consiglio al 100%. Se rimane con questo, in questo prezzo, io consiglio Alaba. Comunque sia, io con questo giocatore, ripeto, mi sono trovato veramente molto bene, anche perché quando c'era bisogno di difendere lui era sempre impeccabile, quando c'era bisogno di impostare, anche perché come detto ha 92 di cross, quindi riusciva veramente a fare passaggi ottimi. Bene ragazzi, questa review sta giungendo al termine, io vi chiedo 70 like per Smeltzer e niente raga, bella!